Oh, porca miseria. È difficile prenderlo. Vai, prendilo tu. Ah, ti conviene fare sempre lavora, perché così diminuisce lo spazio che occupa, capito? Ah, Vai, ok. andiamo, dai, che qualcosa ce la facciamo prima. Perché purtroppo non avendo molta energia, dobbiamo anche poco. Guarda, un altro granchio. Vieni qua, stronzetto. Chi è che dovevo mangiarti? Niente. Niente. Aspetta che ci riprovo. Ma dov'è? Ah, laggiù. Eccolo, Bella! perfetto. Vai. Si mangia oggi. Si mangia. Allora, io volevo fare il fuoco più grande, però per sbloccarlo devi andare in giro a cercare. Perché ancora per fare le cose in fango siamo lontani. Cioè lontani, nel senso non vale niente, però. Un cadavere, prendiamo queste, prendiamo pure l'osso. Ah, la zuppa d'osso ti faccio, è vero, pure quella dai grassi, è vero, me l'avevo dimenticato. Poi Sì, mangia. frutti. Sì, mangia, mangia. Un tucano. Così lui non ci può raggiungere. Io lo attiro con una freccia. Ma... No, sono caduto dall'albero. Oh, perché non mi mette l'arco? Sì, l'arco è buggato, in effetti. Non me lo mette. Ok. Come facciamo a spararli? Se C'avevo l'arco, non me lo fa mettere. no gli ho Io gli ho fatto un... tirato la lancia. Ma volevo infilzarlo, ma è morto. Mi sa, vedo che non... Ah no, si è ripreso purtroppo. Sembrava morto. Dov'è? Lì davanti a te. No, oh, no, oddio! Te l'ho detto che non era morto. No. Porca miseria, ammazza, un morto mi ha dato! Porco Dio! Vabbè, aspetta, Droppato rimani là! della roba però. Ah, è la tua roba. Ma Mamma mia! quello è ancora vivo? Sì, aspetta, Corri, corri, recuperiamo tutta la roba! Recupero! Perché ero pieno di roba, porca miseria! Sì, Matteo, scompaglione! Fammi riprendere tutto e ti scompare. Mezz'ora per prendere, ma questo qua che dà sto E vai, tu lo fai caimano lavorare. nero? Sì. Ah, dici che serve una lama? Io Ah, non ce non l'ho più la ce l'hai tu. lama. Ah, ok, niente. Aspetta, allora lo lavoro io. Sì. Aspetta. Riprendo la roba, c'è pure che mi scompare, perché c'è un sacco di roba all'inventario. Peccato che è morto in acqua, l'avrei voluto Ma non si possono ammazzare. trascinare a riva ste bestie, no? No, purtroppo no. Guarda la roba che c'avevo. Hai finito di fare la raccata giù della roba? No, Che voglio vedere non cosa dà sto pensare. caimano. Non penso proprio, guarda, c'è un sacco di roba. Aspetta, Ancora! aspetta. Sì, c'avevo una, guarda, una marea di roba. 20 piume. Oh. Erano pronte per fare le frecce. Ok, ho fatto. Allora, la lama non ce l'avevo, ma la subito sorgente. Perché io poi la lama non posso rifarmela. Allora vediamo un Allora, attimo. vado, lavoro, No, vado. c'è soltanto una pietra. Ok, la sto squartando. La mi ha dato. Guarda quanta carne di caimano. Carne di caimano, ossa e lavorazione di animali, perché poi c'è pure lo skill che più lavori animali più. Mazza, ma ha sporcato tutto, me devo lavare. È tutto sudato. Che Lavati. questo è sporchi di sangue, capito? Dunque, ecco un altro pesce qui nella trappola, quindi potete anche costruire più trappole. Quindi poi se andiamo a inserire all'interno della trappola la larva, qui dove c'è appunto questo pallino grosso, dovrebbe arrivare il pesce molto più velocemente rispetto a se non usciamo niente. Quindi proviamo a vedere se riusciamo. Eccolo qua. L'abbiamo messo al centro e adesso dovrebbe arrivare subito un altro pesce. Praticamente è un'esca. Dunque, questa rana blu che si chiama Okopipi, non dovete toccarla quando è ancora viva, praticamente è molto velenosa. Invece,
quando sarà cotta poi la sua carne non dovrebbe dare alcun problema. Anche questa qui dovrebbe essere la stessa razza, quindi dovrebbero essere entrambe velenose, anche se hanno colori diversi, però comunque la razza è la stessa. Il pappagallo invece può essere ucciso facilmente usando arco e frecce, e ci darà un pezzo di carne e ben 6 piume che servono poi per fare le nostre frecce. Questo invece è l'armadillo, non è molto semplice riuscire a ucciderlo con arco e frecce e quindi si consiglia di utilizzare una trappola. Una volta ucciso ci darà un pezzo di carne e il suo guscio che verrà utilizzato come per le armature da difesa. Il capibara, non so se si pronuncia così questo strano nome di questo animaletto, è un animale di media taglia e si può prendere sia con la lancia, ma soprattutto è più facile utilizzare le trappole. Questo animale è ottimo per collezionare le ossa, perché una volta ucciso ci darà, oltre alla carne, anche ben 5 pezzi di ossa. Grazie di aver visto questo video e come sempre vi invito a mettere un bel mi piace. Se avete delle domande fatemi naturalmente nei commenti. Se vi interessa che continuiamo questa serie su Grinnell, fatemelo sapere sempre qui sotto. Ciao e alla prossima!